Intanto oggi le tre Unioncamere di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto hanno firmato uno storico accordo per promuovere insieme le imprese dei rispettivi territori e lanciare ulteriormente l'export. Insieme valgono il 40% del PIL italiano. Sara Ferrari. Tutte e tre insieme producono il 40% del PIL nazionale, coprono il 54% della produzione manifatturiera e il 55% delle esportazioni di beni verso l'estero. In più, negli ultimi 5 anni sono cresciute, anche se leggermente, rispetto al trend nazionale segnato dalla recessione. Stiamo parlando di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, tre regioni che lavoreranno insieme per rilanciare le imprese dei territori e lo faranno grazie a un protocollo di intesa firmato da Unioncamere Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. L'obiettivo è portare la macroarea Lover, dall'acronimo delle tre regioni, a sfidare le aree più competitive del vecchio continente. Firmiamo un protocollo d'accordo di collaborazione operativa tra tre entità regionali di Camere di Commercio, che fanno esattamente il 50% dell'economia italiana. L'obiettivo che ci prefiggiamo è quello di collaborare al meglio per essere più utili alla impresa e al sistema imprese. Le tre regioni, l'Emilia-Romagna tra queste, non ha nulla di meno delle altre regioni europee con le quali competiamo, se lei aveva modo di vedere lo schema. Abbiamo un elemento di forte imbarazzo e di difficoltà che non è dovuto alle nostre tre regioni, né alle decisioni delle nostre, ma è il carico fiscale che ci porta ad essere fuori mercato e porta ad essere in difficoltà le aziende. Sul resto, costo del lavoro, capacità di innovazione, eccetera, non abbiamo nulla da invidiare, anzi sono gli altri che devono tenere la nostra economia. Le aziende verranno sostenute nell'apertura verso i mercati stranieri anche in vista di Expo. Uno dei pezzi forti di questo accordo è una collaborazione sull'internazionalizzazione. Lei sa che l'Expo ha un titolo, Nutrire il pianeta. Sappiamo che l'alimentazione in Italia o il cibo in Italia è una delle eccellenze del nostro paese. Beh, io credo che ci sia spazio magari per fare qualche collaborazione congiunta. Le Camere di Commercio si impegneranno anche per la semplificazione burocratica e hanno lanciato un appello al governo. Il governo deve dare alle Camere di Commercio, lo stiamo chiedendo, quella come dire, autorevolezza per poter imporre quasi la semplificazione della burocrazia nel territorio.